Ma penso che con l'audizione di oggi Raffaele Fitto abbia dimostrato di essere all'altezza di quello che sarà il ruolo che andrà a ricoprire, un portafoglio importante in termini di budget. Poi credo che il fatto che sia stata riservata una posizione da vicepresidente esecutivo comunque la dica lunga su quello che è il buon lavoro che il governo italiano ha fatto su questa partita, per cui insomma un'audizione direi positiva. Ma gli altri gruppi dovrebbero capire che siamo qui per valutare i profili dei commissari, che stiamo plasmando a tutti gli effetti il futuro dei prossimi 5 anni della Commissione europea. Adesso vedere giochini di tattica penso che sia squalificante, però è un aspetto che ci fa capire come mai tanti europei vanno sempre meno a votare.